fighter come in on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Buonasera a tutti, grazie per aver accettato il nostro invito a questo concerto, che è un concerto un po' particolare, un po' anomalo, ve ne accorgete nel corso della serata, che ci permette un po' di fare un viaggio da Carlentini verso la Nigeria. In realtà non è proprio così, è un viaggio all'inverso, è la Nigeria che verrà a Carlentini con le sue musiche, i suoi tamburi, i suoi ritmi, le sue tradizioni. A me piace iniziare la serata con una frase di Nelson Mandela che recita un po' così: il vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Noi siamo sognatori,
e per vincere non ci dobbiamo arrendere. Perché dico questa frase? Perché se si parlerà di solidarietà, si parlerà di femminicidio, affronteremo temi pesanti ma anche temi un po' più leggeri. In questo contesto di problematiche sociali noi dobbiamo ringraziare soprattutto un'associazione che da 2 anni a questa parte non fa altro che impegnarsi per far sì che questo tema venga un po' attenzionato dalle persone per poter fare qualcosa per loro. Io devo ringraziare necessariamente l'associazione Opere Internazionale di Misericordia, Figli di Maria, Madre della Misericordia. E devo anche ringraziare loro perché non fanno altro che accendere la speranza lì dove la speranza sta per spegnersi, favorendo i bisogni del prossimo, ammalati, piccoli abbandonati, sofferenti, diversamente abili, persone disagiate, orfani, carcerati, recupero per tossicodipendenti, sostegno economico e morale alle famiglie bisognose attraverso il volontariato. Sono persone straordinarie che fanno del volontariato un esempio di vita. E vorrei anche ringraziare soprattutto la congregazione che ha permesso di poter creare questa associazione qui a Carlentini, e vorrei ringraziare e salutare, perché siamo in video, anche la madre superiore dell'associazione, della congregazione Opera Internazionale di Misericordia e Figli di Maria e Madre della Misericordia, la madre generale Suor Casimira. Facciamo un applauso a Suor Casimira che ci vedrà in video appena porteremo i DVD in Nigeria. Io volevo presentare questa congregazione con un videoclip, quindi state un po' attenti perché da questo videoclip capirete chi sono i personaggi e gli artisti di questa sera.
Allora, questa era la presentazione della congregazione. Un applauso, grazie. Era la presentazione della congregazione che permette oggi di poter fare questa serata. Anzi, io volevo ringraziare l'amministrazione comunale. Non so se abbiamo il vice sindaco, credo di. C'è il consigliere Fagone, se vuole dire qualcosa, noi siamo disponibili per accogliere una parola di questa amministrazione che è stata così gentile nel poterci offrire il palco, il solo pubblico e anche tutto quello che vedete. Quindi, quando vuoi, puoi salire sul palco, non ci sono problemi. Io volevo così presentare anche il consiglio di amministrazione di questa associazione, che è composto dalla dottoressa Maria Rosa Ripa, sua Graziella Nuazzuluoghe, Pinuccia Ragaglia, Stella Maria Lorefice e Mariella Raiti. Ma soprattutto vorrei presentarvi la fondatrice, l'ideatrice, la sister act, l'artista poliedrica, la religiosa inviata del sociale, la donna sensibile al disagio femminile, signore e signori, Suor Marielle Nomico! Buonasera a tutti! Buonasera Soranna. Buonasera Carlo Antini. Forza, facciamoci sentire. Sapete che qualche anno fa Soranna ricevette, anzi la congregazione di Soranna ricevette una telefonata da un personaggio che la invitò qui a Carlo Antini. Prima di iniziare questa serata credo che sia doveroso fare un grande, immenso applauso a padre Sortino che ci ha lasciato il 26 maggio di quest'anno. Eccolo qua. Bene. Allora, possiamo entrare nel vivo della scaletta della serata perché abbiamo una scaletta molto lunga, nutrita e soprattutto densa di emozioni. Soranna è qui con me perché vi presenterà il primo brano, sempre sarà accompagnato dalla scuola di ballo sul latino, così magistralmente diretta dalla maestra Angela Marindo. E il primo brano che presentiamo nel nome della congregazione, che è una congregazione religiosa cattolica, il brano si intitola Esultiamo nel Signore ed è la storia di un'Africa quasi dimenticata, raccontata attraverso istantanee del vivere quotidiano. Signore e signori, Soranna! Lo amo, exaltamos al Señor.
no, esultiamo nel Signore. Grazie a tutti voi. Ci vediamo dopo con voi, Soranna, grazie del gelato. Bene, io volevo ricordare una cosa, che questa sera non siamo in diretta televisiva, però abbiamo delle riprese importanti che sono state realizzate dalle riprese dal studio foto video 90 digital di Franco Sacca. Un applauso, perché si stanno impegnando, e credo che ci volevo anche ringraziare l'emittente televisiva Antenna 1 che è qui con noi stasera, perché bisogna trasmettere anche fuori da quello che è la piazza, le persone che magari non sono più con noi, quello che è l'emozione di questa sera. Grazie a voi. Volevo dire ancora un'altra cosa, che alla mia sinistra c'è un banchetto della solidarietà. Per chi vuole avvicinarsi, vi daranno in omaggio lo stemma del femminicidio alla vostra destra, alla mia sinistra. Quindi andateci e prendete questa croce rossa incrociata, perché vuol dire che sono segni e gesti di riconoscimento. Grazie. Andiamo avanti con la serata, perché adesso abbiamo un ospite, la prima ospite della serata. Devo dire che è una voce straordinaria, e di questo volevo ringraziare la Solar Music che ce l'ha concessa questa sera. Lei si chiama Tac, inizialmente questo era un trio, poi è rimasta da sola perché le altre ragazze hanno scelto di fare altri percorsi musicali personali, e questo progetto comprende un video che tra poco vedremo, un CD fresco di uscita, e può essere acquistato e ascoltato su iTunes e nei migliori radio network dei videoclip televisivi. Il brano è una cover degli anni 60, cantata nel 1965 da Adamo, dal titolo La Notte. E quello che sto per presentarvi è un talento nostrano che la possiamo definire senza ordine di smentita l'Anastasia italiana. Signore e signori, per voi Tac con La Notte! Oh.
Duck per voi questa sera con La Notte. No, Duck è una ragazza nostra qui, possiamo dire dove viene, sì. Certo. È di Villasmundo questa ragazza, quindi è una ragazza che secondo me farà molta strada. Speriamo, grazie. Anche perché il talento c'è e si vede. Chiara, grazie per questa tua partecipazione. Grazie a voi, grazie a sua Anna. Grazie a questo progetto. C'è un progetto per il 2014, ne vuoi parlare tu? Ma stiamo provando a lanciare questo CD tutto di brani in inglese. La Notte è stato solamente il primo brano che penso che lo conoscete un po' tutti, non so se vi è piaciuto, spero di sì. È stato riarrangiato in chiave moderna, speriamo che venga accolto bene. Poi successivamente appunto ci saranno dei brani in inglese, ma tempo al tempo. Ti aspettiamo su questa piazza per il tuo prossimo lavoro, perché sei veramente molto brava. Grazie Chiara, per te c'è un piccolo omaggio floreale che tra poco arriverà dalle mani di Ambra. Grazie. Un applauso ad Ambra. Grazie Ambra, grazie Chiara. Ci vediamo prossimamente su questo palcoscenico. Arrivederci, arrivederci. Bene, andiamo avanti sempre con Solanna, che stavolta non sarà da sola a cantare, sarà accompagnato da un'altra voce nostrana che si chiama Selena Gibilisco, la vedete tra poco perché entrano insieme a Solanna, insieme a Solanino, presentando un brano in dialetto Izzi. Dovete sapere che, facciamo un po' di geografia, la Nigeria è composta da 36 stati, ok? Quindi confederati. Questi 36 stati, ogni stato c'ha il proprio dialetto. Ora, da dove viene, proviene Solanna, che è una zona un po' particolare, il dialetto che si parla è il dialetto Izzi. Quindi in questo dialetto Izzi presenterà un brano dal titolo Kenny Emmeria, MM, che in lingua Izzi significa appunto rallegriamoci nel Signore. Solanna e Selenia Cipirisco.
applausi, applausi per Soranna, Sollatino, Sandro Cipilisco. Forza, forza, continuiamo a battere le mani. Grazie ragazze, con voi parliamo dopo, alla fine, Soranna. Sì, volevo ringraziare. Sì, prego, prego. Volevo dimostrare a questa città che questa signora parla in lingua mia. Gai meri amarebbe, gai meri show, gai meri amarebbe, gai meri amarebbe, gai meri usere. Bene, anche live a cappella, così non te ne andare che c'è un omaggio per te, rimani anche tu qui insieme a me. Prego, Ambra, omaggio florale per Selenia Cipilisco. Così ti ricorderai di questa serata per la tua grande disponibilità, perché dobbiamo dire che in tante altre canzoni lei ha messo la sua bella voce, quindi queste cose bisogna dirle, ed è sempre molto disponibile per, quando la si chiama, per poter collaborare. Perché per essere bravi dobbiamo partire da casa, ecco perché tutte le persone di Carlentini che hanno dei doni io vorrei appoggiare. Grazie a Selenia e a tutti gli artisti di Carlentini. Ne vedremo anche degli altri. Grazie, grazie Soranna, con te ci vediamo sempre dopo. Inutile che vi dico che ho tutte le canzoni di Soranna che fanno parte di un CD, il secondo, che si chiama Rejoice, l'Allegra di non è altro che sono accompagnate dalla scuola di ballo Sollatino, quindi tutte le ragazze sul palco sono sempre direttamente, sono dirette in maniera magistrale da Angela Amarindo. Va bene, andiamo avanti. A proposito di Sollatino, vorrei che accogliamo con grande applauso questi bambini che sono talmente impazienti e talmente emozionati, perché tra poco, ecco, continuate a fare l'applauso mentre io parlo, tra poco si esibiranno in una samba, Sollatino con Samba Mi.
bravissime, inchino, saluto, non fate come a Schettino, mi raccomando, e fermi qua perché tra poco diremo i vostri nomi. Fate un passo indietro, fermi là. Oh, io ho il piacere di conoscervi personalmente, perché siete bravissime. Come ti chiami? Beatrice. Ludmilla. Dalila. Anastasia. Lucrezia. Chiara. Clelia. Giorgio. Tutti i nomi siciliani, complimenti alle vostre mamme perché siete adeguate a quello che è la cultura meridionale, ok? Bravissime, bel trucco, chi ha fatto il trucco? La mamma, cosa fa l'anestetista, cosa fa la mamma? Niente. Non fa niente, trucca, va bene, d'accordo. Grazie, ci vediamo dopo bambina, ok? Bravissime, accompagniamolo con grandissimo applauso. Soldatino, che le piccoline adesso vengono sul palco, le grandi, perché tra poco Soranna presenterà un altro brano nella sua, in uno dei 40.000 dialetti nigeriani, stavolta in lingua Igbo, ci presenterà un brano dal titolo Kenkene Chukwu, che vuol dire appunto ringraziamo Dio. Non sarà da sola, sarà insieme a Soldatino, ma sarà anche insieme a due consorelle che sono molto timide, Sor Graziella, Sor Claire e Soranna. Eccola qua, prego. Come on.
grazie. Anche io sto imparando il tuo dialetto nigeriano, tra poco, tra 15 anni forse qualche parola riuscirò a ricordarmela. Che dici, rimani con me o devo andare a cambiare? Vabbè, io parlo un po' con questi signori perché tra poco affronteremo un tema un po' particolare, adesso parleremo di cronaca nera e c'è un motivo per cui sono costretto a parlare di questo, anche se lo faccio con molto, molto dolore nel cuore, perché si parla adesso di femminicidio, un problema di violenza sulle donne che ormai è diventato una piaga per il nostro paese. Voglio parlare di cronaca nera citando un altro proverbio che è molto, molto carino, insomma. Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, significa che il bene intorno a noi è di gran lunga superiore a quelle cose negative che i telegiornali oggi non fanno che sbattere in prima pagina. Parliamo un po' di femminicidio, diamo un po' di numeri, perché secondo l'Istat una donna su tre tra i 16 e i 70 anni viene colpita nell'arco della propria vita dall'aggressività dell'uomo. Nel 63% dei casi alla violenza hanno assistito i figli. Le donne più colpite sono quelle comprese nella fascia d'età tra i 16 e i 24 anni. Questo chiaramente è quello che dice l'Istat, ma c'è un sommerso, un mondo occulto che dicono che le cifre sono molto più alte. Addirittura la violenza domestica risulta essere la forma più pervasiva e continua a colpire nel silenzio omertoso le donne di tutto il paese. Parliamo di cifre. Dal 2005 al 2010 ci sono state 650 vittime, una battaglia, una guerra. Nel 2011 97, nel 2012 124 donne morte e nel 2013 siamo già arrivati a quota 100. E in Sicilia 9. L'ultima è Silvia Gobbato, uccisa ad Udine il 7 settembre mentre faceva jogging. Il femminicidio è un'emergenza enorme nel nostro paese. Alcuni casi di femminicidio eclatanti che hanno un po' riempito le pagine dei giornali. Come non ricordare il 26 agosto del 2010 il delitto di Avetrana, Sara Scazzi, 15 anni, uccisa dalla famiglia Misseri, Michele, Sabrina e Cosima Terrano. 26 novembre 2010, Iara Campinasi, 12 anni, uccisa a Brambate Sopra, provincia di Bergamo. 18 aprile 2011, Melania Rea, 31 anni, uccisa con 35 coltellate nel bosco di Rive di Civitella, provincia di Teramo. E l'ultima, pochi giorni fa, Silvia Gobbato, aspirante avvocato, uccisa mentre faceva jogging con il suo amico. Come ricordare ancora alcuni nomi che per noi sono insignificanti, che ne so, Vanessa Scialfa, strangolata dal fidanzato per gelosia, Maria Pia Biagioni, Cinzia Agnoletti e Marilia Rodriguez Silvia Martinez, 29 anni, brasiliana, uccisa a Gambara, Brescia. Potrei ancora continuare perché ho una lista lunghissima di nomi, però è semplicemente un modo per poter introdurre la prossima canzone. Vi ricordo inoltre che il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale della violenza sulle donne. Ricordiamocelo. Un applauso alle donne che sono state uccise dalla mano dell'uomo. E noi dobbiamo sempre ricordare per non dimenticare. Voglio ricordare che la serata di questa sera non è altro che una serata di solidarietà. Dobbiamo essere generosi nel poter comprare, lì alla mia sinistra c'è il mercatino o c'è una pesca di beneficenza, per poter donare qualcosa per le famiglie bisognose di Carlentini, non dimentichiamolo questo, anche se poi tra poco parleremo di un progetto insieme a Soranna che riguarda la Nigeria. Però io vorrei farvi ascoltare e farvi vedere questa canzone che è tratta dal suo ultimo CD Rejoice. La canzone si intitola Rispettami, signore e signori, Soranna. Buonasera a tutti voi e ciao Soranna. Stasera non posso essere lì con voi perché un lavoro mi ha portato lontano dalla piazza di Carlentini. Ho comunque lo stesso il piacere che ammirate una parte del lavoro che abbiamo realizzato martedì scorso che anticipa il progetto che insieme a Soranna stiamo realizzando. Nell'augurarvi una buona serata colgo l'occasione per mandarvi i miei saluti. Thank you.
grazie mille. Rispettami, Solanna, grazie ragazze, noi come sempre poi chiacchieremo dopo. Solanna, come mai sei andata con lo sgabello? Eri stanca? Ma cosa è successo? Perché questo sgabello? Lo vogliamo dire anche a loro, perché altrimenti le domande rimangono nell'aria, dobbiamo dare delle risposte. Allora, io ho portato questo, intanto ringrazio tutti gli ospiti del centro, abbiamo prodotto questa centra anziani. Allora, una donna vicino a noi è stata uccisa con lo sgabello, noi lo sappiamo. Allora, io denuncio questa cosa. Dico sempre, l'amore deve essere conquistato. Non dobbiamo uccidere nessuno. Grazie. Bene, bene. No, rimane qui con me perché io ho necessità di farti alcune domande, perché credo che sia importante chiederti cosa spinge una suora ad essere missionaria a Carlentini. Una volta la terra di missione era andare in Africa oppure andare in Asia, in posti così lontani. Pare che sia succedendo una cosa un po' strana. Le persone dell'Africa vengono qui ad evangelizzare come te, cantando e ballando. Sì. Allora, intanto io colgo questa occasione per ricordare a tutti noi cristiani quello che il Santo Padre ci dice, quello di non avere paura della tenerezza. Diciamo, soprattutto stasera ho voluto far uscire dentro di me quella che è pura, la bambina in me. Lo vedremo alla fine questo. Sì, nel senso che... Un applauso a Solanna, che anche lei ha un cuore, dei sentimenti, come possiamo vedere. Allora, noi siamo stati chiamati da Padre Sottino in quando lui aveva bisogno di una congregazione religiosa femminile che abbiano il carisma e quello della misericordia. Come all'inizio era stato detto da Michele, la nostra carisma è quello di testimoniare la misericordia di Dio attraverso le opere che la Chiesa ci chiede. Io sono qui in questa città, sono una di voi e vedo i problemi che ci sono e sono disposta a collaborare. Sopporto un pezzo d'Africa qui stasera per tutti voi. Grazie. Grazie di questo bel regalo. Ha detto una frase importante: è una di noi, sapete perché? Perché ha ricevuto la cittadinanza italiana. L'abbiamo data in anteprima questa notizia, così ci togliamo ogni tipo di dubbio. L'ultima domanda e poi ti lascio, so che a te non piace parlare in pubblico, però questa domanda la devo fare necessariamente. Solanna, tu perché incidi dischi? Non per il gusto di farlo, perché hai un progetto in testa. C'è l'associazione di cui sopra abbiamo parlato, che riguarda anche la tua congregazione. A un certo punto ha deciso di poter regalare un ospedale. Poco fa ho fatto un po' di geografia dicendo che la Nigeria ha 36 stati confederati. Uno di questi si chiama Ebony States. Ebony. Sì, stato di Ebony. E c'è la capitale, diciamo il capoluogo di questo stato, è Abagaligi, che per noi non significa nulla, invece per te significa tanto, perché stai costruendo un ospedale per bambini malati di AIDS, bambini e donne malati di AIDS. Gran parte del ricavato dei soldi che sono stati raccolti è grazie al primo CD, ne parleremo dopo quando ascolteremo Cinecoco. È un CD dal titolo, se lo vuoi dire tu per favore, Just to say thanks, giusto per dire grazie. E abbiamo raccolto parecchi soldini e devo dire che già qualcosa è stato fatto, come del terreno, quindi il progetto pronto, si stanno pensando per partire i lavori e adesso c'è un secondo lavoro che tra poco uscirà. Io vorrei ringraziare però, se mi permette, del tuo commentatore, perché è un po' l'anima di questo progetto, l'ho visto qua, quindi non so, facciamoci un applauso ugualmente a Delfo, non so dove sia, l'ho visto in chi girondolava per la piazza. Il secondo lavoro, da cui abbiamo ascoltato già quattro brani, si intitola The Choice, Rallegrati. Perfetto, che uscirà tra poco. Sì, c'è una cosa che volevo dire. Allora, questo progetto musicale, oltre che io canto da quando ero piccola, nasce perché io ho avuto un'esperienza di malattia. Io non mi vergogno di dire questo perché io sono una persona che credo che il Signore mi ha fatto tanti miracoli. Io ho subito 13 interventi chirurgici. Io avevo l'invalidità 100%. È stato ridotto nel 2000,
e 6 a 60% perché sono stata guarita. Durante questa esperienza avevo bisogno di andare nella mia terra di origine. Sono andata in ospedale un giorno, io ho avuto questa esperienza, vedere tante donne e bambini malate. Lì nasce questa idea di fare l'ospedale. Invece l'associazione nasce dal momento che, essendo la direttrice del centro anziani in Kerim, ho avuto questa possibilità di avere ricevuto tante persone di Carlentini, anche del nostro territorio, che mi chiedono aiuto. Ho detto: cosa devo fare? Allora mi sono informata, perché per fare una cosa seria serve un'associazione, e ho chiesto qualche amica che voi avete sentito all'inizio per fondare una cosa, anche per dare una mano, e noi lo stiamo facendo dal 2011 piano piano. Allora, il progetto musicale che avete sentito oggi è solo una delle cose che noi facciamo, certo, in quanto l'associazione serve per noi, e spero che le istituzioni mi aiuteranno. Io ho chiesto di darmi la possibilità di aprire un centro antiviolenza, e io non vorrei che questa cosa rimanga una cosa politica, perché con la formazione che io posso fare tante per questa città senza chiedere niente. La nostra associazione è questo. Quello che succederà stasera è che qualsiasi cosa che avremo raccolto sarà divisa in due. Una parte andrà per aiutare i bambini della scuola elementare di Carlentini che non possono comprare quaderni, alcune famiglie che io andrò dall'assistente sociale a chiedere, e la rimanenza la mandiamo in Africa. Spero che collaboreremo tutti. Senz'altro, perché Carlentini è molto sensibile a questa iniziativa, l'ha sempre dimostrato, e quindi per questa sera sicuramente non ti deluderemo. E anch'io do il mio contributo, non diciamo quanto, ma l'ho dato molto generosamente. Io ti ringrazio per questa tua testimonianza, abbiamo trovato un'emozione, ho visto che hai cominciato a parlare che sembrava un sindaco prima delle elezioni per fare un po' di campagna elettorale. Hai fatto benissimo, perché è giusto, perché questi temi devono essere portati in fronte alla gente, perché le idee camminano sulle gambe delle persone, lo diceva un grande magistrato, un applauso, che anche lui è stato vittima della mafia. Però andiamo avanti, riprendi il tuo scappellino fatto al centro anziani. Voglio ringraziare tutte le operatrici e gli operatori del centro anziani che sono qui in mezzo a noi in silenzio, voglio vedere quello che facciamo. Grazie a loro. Andiamo avanti, lasciamo questo grande palcoscenico assolutivo, perché ci presenteranno un brano molto allegro dal titolo Mix Pop. Signore e signori, Sol Latino. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my sherry. My sherry. Oh, 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 oh.
racing. Together we never racing. In every place and position, you only racing. Tomorrow I'm gonna be happy. Baby, I wanna share with you the common margarita. Salutiamo il pubblico che vi dà un altro applauso, ve lo regala. Accidenti però, eh? E fermi qua perché tra poco chiamerò la vostra maestra per interrogarvi. Io ho il piacere, mi posso mettere in mezzo? Sì. Ho il piacere di avere qui accanto a me Angela Marindo e Salvo Bosco. Qua, 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 al centro del palco. Perfetto, perfetto, eccolo qua. Perché li ho avuti qui insieme a me? Perché voglio che prendiate l'applauso della piazza, visto che la piazza questa sera è talmente piena, per come guidate e seguite queste ragazze, perché credo che non è facile. Io faccio l'insegnante quindi di mestiere e so che significa lavorare con i ragazzi, a maggior ragione con questi adolescenti che vivono di tempeste ormonali. Credo che non sia facile guidarli, vero Angela? Abbiamo spento? No. Abbiamo spento? No, è acceso. Credo che funzioni. Buonasera. Ecco, sì. Come diceva Michele, non è facile, però comunque è bello per soprattutto loro, io li ho visti crescere, quindi le varie tappe, addirittura c'erano bimbe che comunque qua avevano 3 anni, tipo lei ha iniziato Asia che aveva 3 anni, e vabbè oggi 12, 13, cioè me la ritrovo appunto adolescente, quindi vedo le varie fasi, i cambiamenti. Comunque è bello questo lavoro, lo devi amare. La scuola nasce nel 2000 insieme a Salvo Bosco. Come mai vi è venuta l'idea di far creare, nascere una scuola di ballo a Lentini? Forse credo che siamo delle prime tra le altre cose. Sì, beh, la disciplina delle danze caraibiche, quindi siamo nati in questo modo. Adesso spaziamo ormai su tantissime attività. Da quest'anno abbiamo anche corsi di teatro o recitazione, appunto, percussioni. Abbiamo, diciamo, fuso, si può dire, le attività con la palestra di Carlentini, che è la Sport Champion, se sì. Conoscete qui via Raffaello, e Sinfonia, che è una scuola sì. Di musica che conoscete di Lentini, Antonia Mendolino, benissimo, certo. Quindi questo progetto Sollatino Art Project, infatti, che partirà già da novembre-dicembre, permette di unire quello che è l'arte e lo sport. Quindi quello che vedete su questo palco è
diciamo che in mezzo, perché alla fine il ballo, la danza è oltre che è sport ma è arte soprattutto. Certo. In ogni caso dobbiamo sottolineare che quello che avete visto fino adesso è tutto il lavoro che ha fatto Angela con la scuola, quindi un applauso lo merita. Assolutamente. Grande applauso per la quantità e per la qualità del lavoro che facciamo. Dopo abbiamo un chiusura, un pezzo un po' più artistico, un po' più particolare, sì. Sì, che rappresenta quantomeno, diciamo, la luce, ecco, a modo, magari a modo nostro, mettiamolo così, e basta. Poi dopodiché ci potete venire a trovare via Ustica 10. E ormai abbiamo diverse sedi, perché la via Ustica è la sala principale, poi con Carlentini. Avete le succursali? Sì, perché tutti questi corsi dobbiamo riuscire a gestire, soprattutto avere diverse sale. Comunque. Quindi, giovani e meno giovani, sappiate che Solatino è a vostra disposizione. Grazie. Grazie a voi, vogliamo ricordare i nomi di queste bellissime, bravissime ragazze, così ci pensi tu, Angela, per favore? Asia. Ecco, un altro nome. Irene. Siciliano. Gloria. Sì. Denise. Noemi. Nessuna Vincenza, né? Nessuna. Grazie, ci vediamo dopo. Arrivederci, grazie Angela. Non spegnere il microfono perché tra poco ci sei. Ah sì, Angela, scusa, mi ho dimenticato che per te c'è un piccolo omaggio floreale che Ambra ti porta. Grazie, ecco.